In questo video vi aggiorno sui miei allenamenti, vi mostro un physique update e anche un pasto post-workout per poi finire con una chiamata con tutto il team Kaizen. Se vi piace lasciateci un like, enjoy! E buongiorno ragazzi, benvenuti ad un altro video. Avete visto che sole qua a Lussemburgo? Negli ultimi 3 giorni è uscito un sole splendente che non è assolutamente tipico del Lussemburgo. E infatti il 7 aprile hanno addirittura deciso di aprire le terrazze. Qua per il Covid sono chiusi bar, ristoranti da tipo quasi un anno, ma il 7 aprono le terrazze fuori, quindi speriamo che vada bene e meglio la situazione. Non so com'è da te, fammi sapere perché sono molto curioso di sapere come va in Italia. Comunque sto con Ele, stiamo andando in palestra in questo momento, 12 e mezza, ma prima ci dobbiamo andare a fare una Monster perché non ho praticamente bevuto caffeina oggi, mi serve soprattutto per i workout, quindi andiamo a prenderci la Monster. Ci siamo messi la mascherina, andiamo un po' a vedere. Oh yes, guardate tutta la selezione che abbiamo a nostra disposizione. Noi andiamo a prenderne una da dietro, così che è fredda per forza. Prendiamo la nostra Monster White. Merci beaucoup, au revoir. Eccoci amore mio. Tieni. Grazie. Una testa che una ci serve. Testa. Amore, mi serve. Ok ragazzi, noi siamo appena arrivati fuori dalla palestra. Oggi faremo la giornata C, quindi facciamo il Romanian Deadlift, che è praticamente uno dei miei key movements su cui veramente voglio tracciare la progressione. Penso che oggi dobbiamo fare 120 kg per minimo di 6 ripetizioni, quindi vediamo un po' quello come va. In generale con l'allenamento vi ho mostrato un paio di video fa tutto il mio template, vi ho anche parlato che quello era il mio template preliminario, che quindi avrei un pochino giocato e visto sia per il volume che per quanto riguarda i muscoli da portare avanti e da mettere in precedenza, diciamo, in ordine di priorità, perché ovviamente i muscoli che colpiamo con precedenza nell'allenamento chiaramente riusciamo a progredire più facilmente. E ho deciso veramente che, dato che faremo il lancio di Kaizen a giugno, è molto importante per me portare avanti le mie gambe, il mio petto, perché il mio petto è sempre sempre carente. E poi per me personalmente voglio anche portare avanti le braccia, quindi quei movimenti lì li metto, diciamo, sempre come primi dell'allenamento. Ma oggi, che è la giornata C, è un pochino diversa, facciamo i multiarticolari come detto, quindi la giornata C è l'unico giorno dei 3 giorni che non segue questo schema, ma che semplicemente provo a progredire con i movimenti multiarticolari. Spero che sia stato un po' chiaro e che non sia troppo confusionale. Ovviamente metto qua un'immagine di sovraimpressione così che potete capire chiaramente le modifiche che ho fatto. Andiamo in palestra. Bomba raga, sembra veramente super vuota oggi, quindi sarà un allenamento bomba. Io mi riscaldo un attimo con l'elastico e poi iniziamo. Ok ragazzi, allora iniziamo con il primo movimento, che è praticamente questo upright barbell row per le spalle. Quindi dimenticatevi tutto quello che vi ho detto prima. No, in realtà giornata A e giornata B inizio sempre con petto, poi seguito dalle braccia, poi gambe, poi il resto. Invece oggi iniziamo con questo upright barbell row. Ho già fatto PR sulla prima, che è ottimo. Faccio la terza serie adesso e poi passiamo ai deadlift. Ok ragazzi, allora siamo al secondo esercizio, che facciamo questo stiff legged deadlift, che è praticamente una variante dello stacco, secondo me molto più improntata sull'ipertrofia, perché c'hai sia la concentrica che l'eccentrica. Quindi io scelgo lo stiff legged deadlift, facciamo solamente una serie, ovviamente fatto 3 o 4 serie di avvicinamento, facendo solamente il bilanciere, poi aumentando 20 kg al lato, 30 kg al lato, 40 kg al lato, eccetera eccetera. E ora mi sento abbastanza pronto per fare una bella serie intensa e tosta. 120 kg al lato, il rep target sono 6 rep, vediamo di colpirle. Difficili quello che mi aspettavo, ma almeno 6 le abbiamo colpite. Le prossime volte provo a aumentare le rep o aumentare la qualità di ogni rep.
Abbiamo finito l'allenamento, è andato così così. Praticamente, dato che sto facendo una ricomposizione corporea, non mi sento per niente pieno, anche perché per gran parte della settimana sto in deficit calorico lieve, ma sono in deficit calorico perché col passare dei giorni praticamente il glicogeno si continua a svuotare, non è che faccio mai una ricarica di carboidrati o qualcosa così. Solitamente di domenica mangio un pochino di più, infatti ieri ho mangiato un pochino di più, però si vede anche da ricerca scientifica che un solo giorno di, diciamo, ricarica di carboidrati o comunque di glycogen repletion non fa granché, sono 2-3 giorni che veramente servono sia psicologicamente che fisiologicamente per andare a riempire tutte le riserve di glicogeno e proprio riempire i muscoli. Quindi vedo un pochino, appunto, fiacco non al top, però sicuramente piano piano la definizione sta entrando sempre di più, come si vede anche dall'addome. Tipo, se andiamo a ripescare il video, proprio il primo video physique update che avevo fatto all'inizio di composizione, secondo me avevo l'addome molto più appannato rispetto ad adesso. E niente, io mi vedo bene, sono felice, appunto con le sedute full body il pump è ovviamente minore, e anche per tanti dei clienti che iniziano con me li metto su un full body e tipo serve quel periodo di adattamento che sono le prime 2 settimane. Per quale motivo? Perché il volume per seduta è molto minore, il muscolo non cresce se tu lo distruggi in una seduta, il muscolo cresce col sovraccarico progressivo di seduta in seduta. Quando inizio con un nuovo cliente le prime 2 settimane è sempre un pochino strano perché il volume è basso, però i DOM sono altissimi perché la frequenza è molto alta, quindi praticamente facciamo petto ogni giorno, facciamo schiena ogni giorno, così, e è, diciamo, una cosa a cui uno si deve abituare. Però a questo punto voglio anche parlarvi e dire grandissimi complimenti a un ragazzo che si chiama Giorgio Brembilla, che abbiamo iniziato un programma di allenamento personalizzato poco fa, tipo un mese fa, e in un mese ha già perso un sacco di peso, sta ricomponendo, che è perfetto. Un altro ragazzo, Luca, sai chi sei, che anche con lui stiamo facendo una ricomposizione, ed è bellissimo perché sono arrivato a un punto dove so esattamente come fare se voglio cambiare il mio fisico, e so esattamente come fare anche con i miei clienti e fare, appunto, ricomposizione corporea, no problem, bruciare grassi, no problem, vuoi mettere massa, no problem. Semplicemente ci serve un pochino un periodo di adattamento, perché appunto per un natural fare full body è veramente importante, e almeno io mi sono trovato benissimo e i progressi che ho ottenuto io sono molto molto superiori di gran lunga rispetto a quando facevo bro split o quando facevo push pull legs, queste cose qua. Comunque io ho finito, ci abbiamo del cardio da fare, vado a recuperare Ele che sta già sul tapis. Ma dai, è andata anche questa. Siamo tornati a casa, dobbiamo fare il pasto post-workout. Ele ha già messo, sono finocchia, amore? Messo finocchia a fare, che saranno le nostre verdure per adesso. Io invece mi faccio la protein pasta che già vi ho mostrato, è quella di Full Spring, che ha un ottimo apporto di proteine, 50% di proteine, quindi per 100 grammi sono 50 grammi di proteine, che è perfetto. E mi vado a fare la pasta al pesto proteica. Ci aggiungo pesto alla genovese, lo so, alcuni mi hanno detto che Barilla non è il massimo, ma qua troviamo solo quello. Voi che state in Italia mangiate il pesto buono o più buono. E poi ci metterò dentro anche un pochino di parmigiano. E la cosa fighissima è che ci mette veramente meno della pasta normale, ci mette 6 minuti di cottura e rimane bella dura, quindi veramente perfetto. Mi inizio a fare, vi faccio vedere quando il piatto è pronto. Guardate che bomba! Voilà, eccoci pronti con la pasta proteica. Questi erano 125 grammi di pasta proteica con 30 grammi di pesto, e ho messo il parmigiano all'occhio che mi sembra sui 20 grammi più o meno. Questo è un pasto super rapido, ci ho messo 10 minuti, è proteico, c'ha dei carboidrati, c'ha dei grassi, quindi è veramente un pasto ottimo. Poi dopo mi dovrò fare un po' di micronutrienti. Non riesco sempre al 100% a mangiare frutta e verdura con ogni pasto, sarò molto sincero. Merci. Noi stiamo andando a Auchan, proviamo ad andare prima delle 6, perché alle 6 veramente si riempie un casino, tutta la gente che esce dagli uffici. Proviamo a scampare la folla e vi faccio vedere cosa prendo, ma penso che già lo sapete. Let's go! Come detto, siamo arrivati all'orario giusto, che c'è veramente pochissima gente. Iniziamo da un bel 4 pack di Monster con sti bagel che sono una bomba. Siamo arrivati e ci stanno gli shirataki, ci stanno solo così grossi e spessi, a me piacevano gli altri, ma che ci vuoi fare? Diamo alle mousse? Sì. E a me non ci stanno manco le mousse. Gli skir 0% grassi, mash che non manca mai, toni e fagiolini, e abbiamo trovato il tonno in promozione. Guardate che bomba di spesa, raga. Voilà. E purtroppo è stato un po' un mezzo fail. Non abbiamo trovato lo skir alla stracciatella, non abbiamo trovato i protein mousse che volevamo.
intanto abbiamo comprato tutto il resto, ce lo facciamo andare bene. Ma sì, mi porti a casa, signore? Ti porto a casa. Se sei arrivato fin qua, voglio darti un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Kaizen, che fra 15 minuti facciamo una chiamata con Ale, che è praticamente il ragazzo che ci fa tutto il design, è veramente bravissimo, e con Sammy, e stiamo parlando di fare un nuovo packaging, perché ad esempio negli ultimi 3 lanci abbiamo usato questo package qua, che è un package praticamente di plastica, e questo era, diciamo, un sacchetto di plastica per confezionare i vestiti. E quello che vogliamo provare a fare dopo un po' di feedback dell'ultimo lancio, perché noi proviamo sempre a keep improving e a migliorare proprio secondo la filosofia Kaizen, e una delle cose che volevamo provare, anche se costa di più, usare del materiale più riciclato e più riciclabile e meno inquinante. Quindi invece di andare per la plastica, anche se questo era effettivamente materiale penso un 50% riciclato, vogliamo andare completamente 100% con del cartone e fare costruire una scatola, un imballaggio completamente diverso per il prossimo lancio, che sarà il lancio estivo di giugno. Quindi questo però io sono super affezionato, è un po' preso ispirazione da altri brand americani come Alphalete, come Naka, però voglio fare una strada che è tutta nostra, voglio fare un pacco, e quindi la chiamata con Ale e Sammy adesso è proprio per parlare del packaging, del pacco. Vediamo come ne esce fuori. Dai, sto mega po'. No, appunto, io quello che stavo pensando, se vogliamo proprio fare le cose bene, dato che lo produciamo in Europa, quindi i minimum order quantity sono più bassi, il costo è più alto, ma MOQ è più basso. Vabbè, raga, ciao ciao. Ragazzi, appena finito la chiamata, spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere cosa volete vedere nei prossimi, se c'è qualcosa in particolare che volete che vi mostro, più full day of eating che stanno andando bene, o volete qualcos'altro, fatemi sapere, io sono qua per fare video per voi. Lasciateci un like, lasciatevi un commento se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana.